Aleluia, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ancora un privilegio, nonché un onore essere qua e vorrei assieme a te, ancora per qualche minuto, pregare, invocare il nome del nostro Dio. Perciò io ti chiedo, se puoi, se è possibile, dovunque tu sia, fermati per qualche minuto, se puoi, e assieme a noi vogliamo invocare il nome del Signore, che ci guidi, che guidi, e come ha detto bene, nostro caro fratello e pastore Cataldo, che ci guidi attraverso la sua parola, perché è veramente, io sono a pari sentimento, d'accordissimo con quello che ha detto, che noi, e dico sempre questo nella Chiesa, noi non parliamo quello che vogliamo. Noi, pastori, nelle nostre riunioni, nelle nostre funzioni, non parliamo quello che vogliamo, ma parliamo ciò che Dio, che attraverso lo Spirito Santo, vuole. Perché è Lui che sa, come tu, che sei a casa o dovunque tu sia in questo momento e ci segui, o chiunque ascolterà poi questa parola, è Lui che sa come tu ti trovi in questo momento, cosa tu hai bisogno. L'alimento che ti serve è lo Spirito Santo. Ed è per questo che noi non possiamo parlare ciò che vogliamo, ma dobbiamo assolutamente essere sotto la guida dello Spirito Santo. Ma assieme, in questo momento, invochiamo il nome del Signore, prendiamo questi minuti per clamare, per pregare al nostro Dio. Signore, vogliamo ancora benedire il tuo nome, vogliamo ancora innalzarti, vogliamo ancora renderti onore, vogliamo ancora glorificare il tuo nome per questa grande porta che tu hai aperto. Parole di vita, io benedico, Signore, il tuo nome. Benedico, Signore, il tuo nome per tutti coloro che ogni giorno lavorano insieme per portare la parola di Dio al tuo popolo qui in Italia e nel mondo. E ti glorifico, Signore, per tutte quelle vite che vengono salvate attraverso le parole, attraverso le parole cantate, Signore, attraverso ogni opera che questo programma fa in te. Gloria al tuo nome, Signore. Signore, ancora tu hai serbato qualcosa di straordinario per noi in questa serata. Ed io ti prego, Spirito Santo, muovi, hai la libertà di muovere in ciascuno di noi, in ciascuno di coloro che porgono il loro orecchio ad ascoltare oggi, in questa sera, la tua parola, in ciascuno di coloro che si stanno fermando per queste ore, Signore, per questi minuti, per poter meditare assieme a noi, per poter ascoltare. Ed io so, Signore, che loro stanno ottenendo fede, perché sta scritto che la fede viene dall'udire ed udire la tua parola. Oh, tutti coloro, Signore, che stanno ascoltando questa trasmissione e che ascolteranno poi, Signore, stanno ricevendo, ottenendo fede, stanno, Signore, essendo anche lavati attraverso la tua parola, perché sta scritto il lavacro dell'anima per la tua parola, Signore, ci lava, la tua parola, Signore, ci pulisce. E noi in questa sera, Signore, vogliamo aprire completamente il nostro cuore
alla tua parola, Signore, vogliamo dichiarare, è una serata è di guarigione, è una serata di liberazione nel nome di Gesù Cristo, è una serata dove poi testimonieranno, Signore, delle opere che tu hai deciso di fare in questa sera attraverso i tuoi servi e attraverso la tua parola, Signore, come disse al suo tempo il profeta Samuele, che ascoltava la tua voce per le prime volte e ancora non la riconosceva, ancora non comprendeva, ma seguendo, Signore, l'istruzione, l'insegnamento del sacerdote lì, disse: parla, perché il tuo servo ode. Ecco, Signore, noi ci mettiamo oggi nella posizione di Samuele e vogliamo dirti: parlaci, Signore, perché i tuoi servi e le tue servitrici ascoltano in questa sera. Hai la libertà, Spirito Santo, di muovere in noi nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Tu puoi dire amen lì dove tu sei? Alleluia! Benedetto è in nome del Signore. Oggi, come diceva dianzi il fratello Catado, da quando ho ricevuto questo invito, lo Spirito Santo questa mattina ha messo questa parola nel mio cuore, che si trova nel primo libro della Bibbia, libro della Genesi, capitolo 49. E oggi noi parleremo dentro di questo testo biblico, di un male che può, nel corso della tua vita, nel corso magari anche della mia, se non sto attento, portare delle grandi sconfitte, portare grandi tristezze, portare via delle ricompense, se noi non facciamo attenzione al medesimo. Noi oggi noi parleremo della inconstanza, un male che deve essere risolto, che deve essere cacciato via della nostra vita. Noi comprenderemo un po' di cosa la inconstanza può generare, rubare, distruggere in noi. Meditiamo in questo testo, alcuni versetti, dal primo versetto sino al versetto 4. Alleluia, benedetto è in nome del Signore. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: radunatevi e vi annunzierò ciò che vi avverrà nei giorni a venire. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe, date ascolto a Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza, incostante come l'acqua. Altre traduzioni dicono impetuoso. Tu non avrai la preeminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto in cui eri salito. Ecco, benedetto è il nome del Signore. Noi stiamo parlando oggi di un momento in cui Giacobbe
sente che la sua vita sta per spegnersi, sta arrivando alla fine. Ed era l'abito di quel tempo realizzare un atto profetico nella vita dei figli. Questo atto che Giacobbe realizza era un atto profetico. Dio si faceva uso dei padri per profetizzare ciò che avrebbe di essere i giorni di un futuro prossimo nella vita dei loro figli. E Giacobbe, sentendo che i suoi giorni erano a fine, aduna i suoi figli, chiama i suoi figli. E il primo che viene chiamato in causa era il primogenito, e cioè Ruben. Ruben. E noi, quando leggiamo questo testo biblico, e quando vediamo Giacobbe che inizia il dialogo, che inizia il discorso col suo primo figlio, lui mette in evidenza le caratteristiche, gli additivi di questo figliolo. Ruben, tu sei il mio primo figlio. Io immagino Giacobbe dicendo: tu fu per me la mia prima gioia. Oh, quanto mi sono rallegrato, Ruben, con la tua nascita. Tu sei stato il frutto della mia forza. Io ero nella mia giovinezza, io ero di vento in poppa, come si usa a dire, quando tu venissi in questo mondo. Mi sono rallegrato, Ruben, con la tua nascita. Tu sei la primizia. Tu sei il primo del mio vigore. Tu sei imminente. Questo uomo, Ruben, era un uomo che aveva delle qualità, che aveva per diritto la leadership sui suoi fratelli. Questo uomo, Ruben, il primogenito, per legalità aveva un diritto di autorità sui suoi fratelli. La sua parola aveva un peso. E Giacobbe lascia molto chiaro nel momento in cui lo chiama in questo atto profetico. Però quando noi andiamo a meditare sulla vita di Ruben, noi vediamo che Ruben veramente, nel corso della sua vita, ha commesso degli atti che hanno dimostrato la sua inconstanza nella lideranza. Come non ricordare quando i suoi fratelli, invidiosi, odiando, arrivando al punto di odiare Giuseppe, lo gettano nella cova e decidono di vendere il proprio fratello. Decidono, prima volevano ammazzarlo, ma poi hanno deciso di venderlo. E Ruben era presente. Ruben, come un'autorità
poteva cambiare quella situazione, poteva impedire, poteva esercitare la sua lideranza. Ma in quel momento Rubens si lascia trascinare dalla inconstanza, si lascia trascinare dalla sua fratella, dai suoi fratelli. Perché una persona inconstante è una persona che spesso non esercita la sua propria opinione. È una persona che non esercita autorità. E Dio in questa sera desidera parlare con qualcuno, desidera liberare qualcuno, perché la tua inconstanza può portare grandi perdite nella tua famiglia, nella tua vita stessa, nelle tue relazioni. Ruben non impedisce. Lui poteva impedire. Lui aveva l'autorità per impedire. Per diritto, i suoi fratelli dovevano ascoltarlo. Ma Ruben non lo fa. Come non ricordare quando Dinà, la loro sorella, unica sorella, viene a força, presa com violência, no primo ato de violência sexual, que raconta a palavra de Deus. E quando os fratelli de Ruben decidem de vendicar-se, amassando toda a família de colui que aveva fatto. Anche lì Ruben non si manifesta. Inconstante. E come viene? Fratelli, sembra che i nostri atti a volte non vengono considerati. Ma sono i nostri atti sbagliati o giusti che eserciteranno il cambio nel tuo futuro prossimo. Perché se tu semini bene, se tu impari la via della giustizia, ma non cammini in essa, il risultato sarà male. Ma se tu impari la via della giustizia e cammini in essa, Dio benedirà la tua vita, la tua casa, la tua famiglia, il tuo ministero, tutto ciò che tu fai. Ruben imparò. Come non ricordare i racconti del suo padre riguardo al grande segno che fece nella vita del suo nonno Isacco, del suo bisnonno Abramo. Giacobbe insegnò ai suoi figli. Giacobbe insegnò ai suoi figli a cercare il Dio creatore. Ma Ruben si lascia trascinare da una inconstanza. Cos'è una persona inconstante? È una persona che ora lui sta in cima e subito dopo si trova in basso. È una persona che ora, in un momento della sua vita, ele corre, ma dopo qualche tempo, rallenta, ele quasi si ferma. È una persona che un giorno lui desidera partecipare della preghiera, vuole andare nelle veglie,
voler essere presente in tutte le funzioni in una chiesa o in un dipartimento di una chiesa, ma subito dopo già non è più presente in culto, già non dedica più tempo alla preghiera, già non medita più nella parola, perché questo sentimento di inconstanza, questo male, meglio dicendo, si manifesta frenando. Ecco, a inconstância é como um freno que se manifesta invisível no teu espírito e na tua alma, per cercare di impedire que tu raggiunga grande vitória, grande conquista. Ruben, come ben ricordato dal suo padre, arrivò al punto di andare a letto con una delle mogli del suo padre. Lasciò che un seme malvagio entrasse nel suo cuore. Quando io espiritualmente permito que a inconstância opere em mim, impedindo e intervenendo no meu percurso da fé, a minha vida não potrà, cioè le mie conquiste di fede non arriveranno. Perché la inconstanza è nemica della persistenza. Ed è con persistenza, ed è insistendo, che noi raggiungeremo tante di quelle vittorie. Inconstanza, inconstante come l'acqua. Tu non avrai. Oh, dura è questa parola. Per Ruben, tu non avrai la preminenza. Il tuo diritto, Ruben, è tolto. Perché tu non hai insistito, Ruben, in eseguire i buoni principi che io ti ho insegnato. Perché tu non hai persistito nei buoni valori. Ecco, il diavolo vuole usare la inconstanza per non farti insistere, persistere nella preghiera, per non farti persistere nel mettere in atto la parola di Dio, per non farti persistere nel confidare in Dio. Satana vuole portarti a vacillare. Gettando, seminando nella tua vita l'inconstanza, ma nel nome di Gesù Cristo oggi il Signore ha fissato con noi un incontro per liberarci da ogni sorta di inconstanza, da ogni sorta di vacillo che avviene nella tua vita, perché oggi lo Spirito Santo che è in te e con te, perché Gesù Cristo ha detto, no? Colui che io invierò, il mio sostituto, il consolatore, lo Spirito della verità, lo Spirito Santo sarà con voi e in voi. Benedetto sia il nome del Signore. Benedetto sia in nome del Signore. E lo Spirito Santo sa che tu stai in questo momento, qualcuno che sta ascoltando, qualcheduna che sta ascoltando, sta vacillando nella fede. Sta vacillando.
Tu avevi iniziato un periodo pieno, camminando in fede, desiderando sempre di più, ma adesso tu sei in un momento di frenata. E tu non capisci perché, tu non stai comprendendo perché. Adesso tu hai compiuto delle opere e hai preso delle decisioni che non ha gradito il Signore. Che il Signore non voleva questo per te. Ma questa inconstanza si è manifestata e tu non te ne sei accorta. Tu non te ne sei accorta, ma oggi lo Spirito Santo che ti ama, lo Spirito Santo che ha un piano nella tua vita, sta rivelando a te. Che la inconstanza si sta manifestando. Ed ele desidera oggi liberarti da questo male. Ele desidera oggi veramente cambiare. Alleluia. Ele desidera oggi girare una pagina. Alleluia. L'inconstanza porta sofferenza. L'inconstanza può portare sofferenza a una famiglia. Altro che portare anche alla stessa vita di chi ha la medesima. Vede, Ruben aveva il diritto della primogenitura. Qual è il diritto della primogenitura? Il primogenito aveva il diritto di ricevere una porzione raddoppiata dell'eredità del suo padre. Oltre a sostituirlo, essere il sostituto in una morte di un padre, doveva essere il primogenito. A prendere il carico, a prendere la leadership. Ruben perse il diritto. Ed è quello che Satana desidera fare con te. Farti perdere il diritto di quelle benedizioni e vittorie che Gesù Cristo ha serbato per te, ha serbato per la tua famiglia, ha serbato per il tuo ministero. Asserbato per la tua vita, Satana sta gettando la inconstanza su di te. Ma oggi, alleluia, oh gloria, lo Spirito Santo che ti conosce, lo Spirito Santo che ti ama, lo Spirito Santo che prega per te, secondo la parola di Dio, con dei gemiti inespiegabili, inespremibili, alleluia. Está revelando que coisa está venendo. Aleluia. La inconstância pode lasciarti solo. Può farti stare in solitudine. Aleluia. Mas salmista disse que anche al solitário, oh glória, Dio, il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore, fa avere famiglia. Oggi Dio desidera veramente attraverso la potenza della sua parola, la parola che ha il potere di penetrare, alleluia, che ha il potere che è come una spada a doppio taglio, essa penetra sino alla divisione dell'anima. Perché? Perché l'inconstanza va lì, nelle tue emozioni, va lì a frenare, a mettere in dubbio, alleluia, le tue proprie opinioni, le tue proprie convinzioni, a mettere in dubbio i principi che furono insegnati a te, che sono stati insegnati a te, a mettere in dubbio la parola di Dio, a mettere in dubbio la tua fede, a mettere in dubbio se tu devi veramente dar retta a questa parola, alla promessa che fu fatta, che è stata fatta attraverso un vaso, un servo, una servitrice, alla promessa rivelata attraverso la parola. L'inconstanza va a frenarti nel momento in cui tu devi mettere in atto la parola, nel momento in cui tu devi prendere una decisione giusta ed importante. L'inconstanza va a frenare, ma nel nome di Gesù Cristo oggi
Lo Spirito Santo desidera liberarti da questo male. Ci sono persone che stanno ascoltando questa parola, che stanno avendo delle difficoltà nelle relazioni, nei rapporti personali. E ciò sta avvenendo per via della tua inconstanza. Ma oggi lo Spirito Santo realizzerà una liberazione, perché Egli non vuole che tu perca il diritto. Il diritto che Egli stesso ha già stabilito per te. Il diritto che Egli stesso ha già preparato per te, Egli non vuole. Alleluia. Ruben, sei stato incostante come l'acqua. Tu non avrai la preeminenza oggi. Questa parola non sarà per te. Tu ancora non sei arrivato a questo punto. E Dio, attraverso lo Spirito Santo, alleluia, desidera togliere, sradicare veramente questo male dalla tua vita. E la parola che prima era inconstante, era insicurezza, era incertezza, era solitudine, cambierà, alleluia. Lo Spirito Santo cambierà questo nella tua vita ed è oggi, alleluia, nel nome di Gesù Cristo. E la parola profetica che verrà su di te in questo cambiamento che nel mentre noi stiamo trasmettendo la parola, lo Spirito Santo sta muovendo dentro di te, sarà la parola che Giuda ricevete nel versetto 9, versetto 8, alleluia. Giuda, l'erede della porzione di Ruben, riceve questa parola. Se la regia può mettere anche per noi, così condividiamo. Versetto 8, alleluia. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Alleluia. Versetto 9 anche. Alleluia. Se possibile. Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio. Ele si china. Sacovaccia come un leone. Come una leonessa. Chi lo farà alzare? Benedetto è il nome del Signore. Oggi Dio ti sta cambiando. Oggi Dio sta muovendo nel tuo interiore. Oggi Dio, attraverso lo Spirito Santo e attraverso la parola che sta penetrando. Alleluia. E il profeta Isaia disse: essa non torna vuota, la parola che esce dalla mia boca non torna vuota, senza prima fare ciò che gradisce a Dio. Ed è così, alleluia, benedetto è il nome del Signore. Il Signore oggi sta cambiando, sta toccando la tua vita. Alleluia, eu voglio dichiarare nel nome di Gesù Cristo che tutti coloro che non riconoscevano il tuo valore, che non riconoscevano per via della tua inconstanza in questo cambiamento che lo Spirito Santo sta operando, alleluia. Oh, tu non sarai più come prima, alleluia. Tu non sarai più quello che iniziava a fare una cosa e dopo qualche giorno non riusciva a portare a fine. Oh, nel nome di Gesù Cristo io voglio dichiarare che tutto ciò che tu inizierai a fare a partire da questo giorno, tu porterai a compimento. Oh, nel nome di Gesù Cristo io voglio dichiarare che tutto ciò che tu intenterai fare e ci saranno ostacoli, ci saranno impedimenti, tu persisterai fino a raggiungere il tuo obiettivo, perché lo Spirito Santo sta sradicando la inconstanza e ti sta dando forza, potenza per portare a compimento, alleluia, mediante la tua persistenza. E le persone riconosceranno
la tua famiglia riconoscerà, alleluia, tu non sarai più preda facile del nemico, tu non verrai più preso in gioco dal nemico, alleluia, ma la tua mano, alleluia, Dio ti sta dando un'autorità oggi, alleluia, la tua mano sarà sui colo dei tuoi nemici, alleluia, essi non potranno più prevalere, prenderti in gioco, no, nel nome di Gesù Cristo, no, perché lo Spirito Santo sta versando su di te un'autorità, alleluia, benedetto il nome del Signore. Noi vogliamo sigillare questa parola, alleluia, con una preghiera, perché lo Spirito Santo oggi ti darà una potenza e sradicherà questa inconstanza che porta insicurezza, che porta incertezza, che porta a vacillare, alleluia, dalla tua vita in questo momento. Se tu ti puoi fermare, alleluia, se vuoi sedersi, se vuoi inginocchiarsi, come vuoi, ma tu sai che Dio ti sta parlando, e il tuo cuore brucia in questo momento, perché tu sai che lo Spirito Santo sta muovendo dentro di te, ed egli sradicherà, alleluia. Alcune persone sentiranno proprio la mano di Dio oggi, alleluia, sradicando questo male. Chiudo i tuoi occhi nel nome di Gesù Cristo. Signore, ho trasmesso la tua parola come tu mi hai concesso, e per l'autorità della medesima e per l'autorità del tuo nome, Gesù Cristo, io voglio dichiarare che questo male, la inconstanza, sta e viene adesso nel tuo nome, Gesù Cristo, sradicato dai cuori dei tuoi figli, dai cuori delle tue figlie, Signore, dalle loro emozioni, dalla loro anima, nel nome di Gesù Cristo, perché oggi, Signore, tu stai mettendo fine, alleluia, ad un periodo di non vittoria, ad un periodo dove i tuoi figli non raggiungono gli obiettivi, non raggiungono i loro progetti, non riescono a mettere in atto i loro piani, i loro sogni che tu stesso, Gesù Cristo, hai messo nel loro cuore, Signore, ma nel nome di Gesù oggi tu stai cambiando, Signore, tu stai liberando i tuoi figli da questo male per la potenza del tuo nome, oh Signore, fa con che lui senta adesso, nel nome di Gesù Cristo, fa con che lui, lei, senta la tua mano, Signore, che sradica, Signore, che togli, Signore, questo male per la potenza del tuo nome, per vivere, Signore, da oggi in poi, un nuovo tempo. Un tempo, Signore, dove inizieranno a fare qualcosa e porteranno a buon fine. Un tempo, Signore, dove cammineranno costantemente in fede in te, Signore. E quella parola che Paolo scrisse ai Corinzi nel capitolo 15, versetto 58 della prima lettera, si adempirà nella loro vita: siate fermi e costanti, alleluia, siate fermi e costanti, abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che il prodotto delle vostre mani non è vano nel Signore. Oh, loro saranno costanti, Signore. Loro saranno costanti nel loro sentimento, loro saranno costanti nella loro fede, loro saranno costanti nelle loro opere, nel nome di Gesù Cristo. Io dichiaro, Signore, che questa inconstanza è sradicata oggi, e loro vivranno un nuovo tempo a tutti gli effetti, nei vari ambiti della loro vita, in te e con te, Signore. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo, Signore, perché so che ci ascolti. E so, Signore, che tu stai liberando vite oggi. Benedetto sia per sempre il tuo nome. Grazie, alleluia. Grazie. Ringrazio l'occasione, saluto a tutti i fratelli qui in Toscana. Invito a essere con noi in via Vittorio Emanuele, domani numero 46, ore 17:30 a Calenzano. Amen? Dio benedica a tutti.